Pronto, buongiorno Americo? Ciao! Ti chiamavo per sapere se avevi qualche bisogno, se eri riuscito a fare Ha la portato qualcosa da spesa. mangiare? Michele? Allora, questi hanno detto che erano Ciao, sono pronti. Caterina della Caritas, come stai? Allora, ho appena sentito il signor Giovanni che mi ha detto che non ha nulla da mangiare, gli ho detto che sarebbe andato qualcuno da lui. Abbiamo cambiato la modalità del nostro servizio, ascoltando gli anziani, chiamandoli giornalmente, per sentire anche le loro situazioni di disagio. E quindi per quello che possiamo facciamo le spese, andiamo a comprare i farmaci agli anziani che non sono impossibilitati a muoverci e che non hanno un sostegno possibile a casa. Lionella? Caterina, ecco, sesto piano. Sì, arrivo, apri. C'è stata fatta una chiamata, questo signore per appunto le sue patologie non può uscire, andremo a prendere la lista, faremo la spesa e la porteremo al signore. Tu hai paura quando vai in contatto con gli anziani che sono poi, come dicono, una delle fasce più a rischio per questa epidemia? Io non ho paura per me, ho paura per loro. Carlo! Comunque lei l'ha visto ieri?